L'altra settimana ci siamo lasciati con l'onanismo, adesso ci ritroviamo qui tutti con una cosa che non c'entra, una cosa che non c'entra con l'onanismo, giusto? Benissimo. Che cos'è questo strumento? Dicesi putipù. E come mai putipù? Onomatopeico? Questa è una domanda che non dovevi fare a me, se non vuoi è un riferimento a professore quella... Riccardo? Io passerei a Riccardo. Riccardo, che onomatopeico? Cos'è? Gredo. Putipù? Scusami, onanismo onomatopeico? No, il motivo del nome del putipù è che a molti non piace il suono. Sì? Gli fa fare da pupù. Addirittura? Stimola la produzione di scorie azotate? Per le piante. Per le piante. E per i cristiani? No, i cristiani per le piante, cioè. I cristiani, musulmani, buddisti, cioè per dire uomo, ecco. Sì. Stasera abbiamo scoperto un nuovo talento, una suonatrice putipù, tu sei il suo talent scout. Sono il suo talent scout. Vuoi passare lo strumento a lei? Io passerei lo strumento a lei perché sì. Si è dimostrato per un colpo di putipù, un colpo, un colpo secco, come alla roulette. Putipù. Forza. È un colpo di cu. La pezza è un po' andata, Aspetta. Che ne pensi, Tony? Secondo me è molto brava, è un talento naturale. È talentuosa, sì. Talentuosa. Sì. L'ho studiato tanto. Sì, ma dimmi, in questo strumento c'è più teoria o pratica? Pratica. Brava questa ragazza. Scusami Dora, secondo te è più pratica o teoria? Ma io penso che parti da una posizione, diciamo, filosoficamente... Sì. Pensieristica. Sì. Poi c'è la pratica proprio. Che è meglio. Sì. Va bene. Il professore Giordano che dissentiva per questo inizio onanistico, onomatopeico, putiputesco, cosa c'hai da dire? No, dicevo, è talmente banale l'accostamento che state facendo che vuol dire che... Sì, non, è roba da taverna, da osteria, da localaccio, da tavernaccio. Da... No, le signore, insomma. Sì, ma dove voleva andare a puntare, professore? No, io non volevo puntare niente. No. Stai puntando? No. Sei il professore punta? Fermati. Dice, invece, riusciamo a parlare, a esplorare il magico mondo del putipù, a prescindere da questo. Sì, infatti stavamo chiedendo ai vari professori e ai vari maestri di musica del putipù. Di cosa vogliamo parlare? Di qualche aspetto tecnico? A me colpisce la pelle. Brava. La pelle del putipù. Che poi va suonato con questa particolare pezzetta che deve essere bagnata. Molto poco. Un tamburo a frizione sostanzialmente, sì. No? Trova i suoi omologhi anche nella musica brasiliana. Si chiama... Sì, ma quicca forse, quicca. No? Non so, e quindi è un tamburo a frizione, non a percussione. Quindi diciamo lo strofinio... Crea anche il surriscaldamento. Quindi crea questa vibrazione. Chiedo scusa un attimo. Ha avuto problemi epidermici alla sua mano? Incredibili. Che stasera Tony non mi era mai capitato in tanti anni di onorata carriera. Tony, stasera pure tu hai avuto problemi di frizione a mano? Ho spezzato per altro motivo, quale? Ho spezzato 18 kg di spaghetti del... Com'è? Gnacca. Perché poi alla fine noi stasera perché stavamo qua? Stasera stavamo qua per un brodo di galline. Eccolo qua, il brodo di gallina, e qui ti volevo. Gallina vecchia, fa buon brodo. Certamente. Gallina fa buon brodo. Chiaro. Lei quale gallina ha usato? La gallina vecchia, quella che fa buon brodo. Quindi che cosa hai fatto? Una strage nel locale, fammi capire. Vedi, sempre questi doppi. No, ho chiesto. Nel locale le galline vecchie non c'erano, c'erano tutte delle signore molto... Molto per bene. E quindi che non scacchettiavano come le galline. Scacchettiare, mi piace scacchettiare. Lei scacchettea mai? Occasionalmente. Lei qualche volta? Come lei, tutte le volte. Io con professionalità. Con professionalità. Ad orario preciso? Di rigore? No. Quando l'estro mi porta. Quando l'estro mi porta. No, a lei non lo voglio chiedere. Professore, a lei men che meno, specialmente quando lei ingurgita il sushi. Nino, 150 kg la pentola.
Sì, però abbiamo fatto solo 100 kg. È stata una cosa ristretta. Pochi intimi, pochi. Sì. Abbiamo visto che alla a fine serata c'è stato anche qualcuno che ha bissato e ha preso per portare a casa. Tu hai fatto il pacchetto? Sì, io ho bissato praticamente una coscia. Proprio questa qua. Non ve la posso fare vedere. E poi anche un'ala. A scelletella. E un'altra ala. Wow, si è fatta una gallina sana praticamente. Vabbè. No, la cammina zoppa. Professore, vogliamo concludere in maniera seria, dimostrando che non siamo tutti cretini come appariamo. Cioè, una cosa è 9x9 fa 81, cioè una cosa scientifica. Bene, mi piace. Professore, vuole concludere con qualcosa di scientifico per dimostrare che non siamo i cretini qua al parco? Potremmo parlare di galline vecchie, sì. O di Onan. Sì. Onan. Il barbaro. Onan, che oltre a essere molto barbaro, emetteva per terra per non fecondare la moglie del fratello. No, praticamente realtà, Dio condannò Onan perché aspergeva il suo seme al vento e mi pare che lo aspergeva. E disperdeva. E quindi diventò cieco? No, quello sì, di diventò cieco. Perché lui si era sposato la vedova del fratello. Ah. E gli pareva brutto a lui, era un atto di rispetto per la vedova. E questo fatto... non è chiaro che lui faceva tutto da solo oppure all'ultimo, cioè, ma non voglio. Cioè, in che senso? No, non entriamo nelle sacre scritture, perché no. Lascia stare, gioca con i fanti, lascia stare i santi. No? Comunque Onan non era proprio santissimo, no. Diciamo. Quindi no. Vogliamo riaprire il discorso settimana prossima con un approfondimento onanistico. Con due galline vecchie. Due galline, sì, prendete due galline vecchie. No. Prendete cinque galline. A cinque galline? Sì. Con quattro ci fate il brodo. Ah, ecco, ho capito. Lei la settimana prossima sarà con noi come gallina o come musicista? Gallina, rigorosa. Benissimo. Dora, tu ci sarai? Gallina o musicista? Gallinona. Gallina. Lei ci sarà, professore, con la maglia blu che sfina? Certo, da pollastrone però. Lei ci sarà con questa bellissima parannanza che sfina anche lei? Da notare il certamente teschio. Che ci sarò. Guarda il teschio. Molto alla moda, il teschio è la moda. Il teschio è quello che ha fatto il brodo, non di gallina, quindi quello è il risultato. Ci vediamo settimana prossima, sempre al botteghino. Pomodoro! Pomodoro! Pomodoro!